è in corso con la tradizionale formula in presenza all'auditorium della Casa di Cura Figlie di San Camillo di Cremona il quinto congresso nazionale Nuove Prospettive in Cardiologia 2023. Come nella tradizione delle precedenti edizioni, sono stati trattati argomenti pratici, attuali e di particolare valore scientifico che interessano il cardiologo: la cura delle aritmie, la gestione della malattia coronarica, lo scompenso cardiaco, la riabilitazione cardiologica e la cardiologia dello sport. Quest'ultimo appuntamento in programma questa mattina. Queste raccolte di linea guida che il mondo cardiologico italiano periodicamente rinnova e che sono state, devo dire, modestamente copiate all'estero, perché la cardiologia dello sport italiana è nata prima della cardiologia internazionale e ha fatto un po' scuola nel mondo. Vengono periodicamente rinnovate proprio per dare ai colleghi cardiologi dello sport e medici sportivi degli strumenti sempre più sicuri e efficaci per la sicurezza del loro lavoro, dei loro pazienti, dei loro atleti. Mentre fino a 10 anni fa ci si era focalizzati sulla prevenzione dell'infarto miocardico acuto, cosa che è ancora valida, però si sono fatti molti passi avanti, invece dove ancora rimane un'elevata prevalenza di insufficienza cardiaca è sui pazienti anziani, sui pazienti ipertesi e sui pazienti con appunto obesità. Da questo punto di vista c'è ancora molto da fare. Abbiamo nuovi farmaci per il trattamento dell'obesità, gli stili di vita hanno un ruolo fondamentale, esercizio fisico e alimentazione adeguata.